Ben ritrovati con Anteprima Sport, puntata pre-natalizia e quindi anche ricca di avvenimenti, perché come saprete lo sport provinciale e nazionale non si ferma per Natale, e quindi oltre al programma del weekend abbiamo anche il programma di Santo Stefano che incombe. Partiamo, io direi, subito con il calcio. C'è con me qua Ivan Ghigi, Cremonese, doppio appuntamento, giusto per rimanere nel tema. Si gioca sabato in casa contro il Carpi, poi mercoledì un derby infuocato. Sì, Natale dal profumo diverso rispetto a quello dell'anno scorso. Se l'anno scorso la Cremonese poteva ambire a una posizione playoff e stava comunque occupando una posizione playoff, quest'anno è un Natale un po' più in sordina per i grigiorossi. Il primo appuntamento col Carpi sabato in casa è più che altro una sfida in chiave salvezza. Carpi che arriva galvanizzato dopo aver battuto tutta la dura la Salernitana, cerca punti per uscire dalla zona a rischio della classifica, mentre la Cremonese, che ha un vantaggio di 6 punti in questo momento sulla zona playoff, cerca quantomeno di mantenere la stessa distanza, se non aumentarla. Gioca a favore della Cremonese il fattore campo, nel senso che Rastelli, Mandolini prima, Rastelli poi, comunque lo Zini ha sempre conquistato dei punti, gran parte, tre quarti se non di più, dei punti conquistati dal Cremonese sono stati presi allo Zini, per cui ci si aspetta un pronto riscatto dopo la trasferta di Foggia. Per quanto riguarda la gara di Santo Stefano, la partita col Brescia è sempre molto particolare, si trova quest'anno un Brescia lanciatissimo rispetto a quello dell'anno scorso, un Brescia lanciato nelle prime posizioni, che sicuramente sta facendo bene ed è attrezzato per fare un campionato di vertice. Partito con David Schwazo in panchina, non ha raccolto tanti punti, con l'arrivo di Corini invece la squadra del presidente Cellino è decollata ed ora ambisce addirittura al salto di categoria diretto. Ecco, diciamo Ivan, che sicuramente da questo doppio impegno la Cremonese si aspetta di raccogliere un po' di punti. Sicuramente i punti sono fondamentali, più che altro proprio per la situazione che ho appena descritto, perché rispetto alle aspettative e alle ambizioni di inizio anno è una Cremonese che sta pagando un serio ritardo sulla classifica. Ricordiamo che la Cremonese è stata nei primi posti, è stata anche al quarto o quinto posto per le prime giornate, ma poi ha perso un po' troppo contatto con i quartieri alti della classifica, una classifica che si sta allungando e che purtroppo come media punti sta registrando un passo spedito per le prime classifiche. Un esempio solo: l'anno scorso il Palermo ha chiuso il girone di andata con 39 punti in 21 partite, adesso il Palermo ha 30 punti in un campionato in un girone di andata di 19 partite, ha già 30 punti adesso con altri 9 a disposizione. Vuol dire che il Palermo sta viaggiando ad una media punti che è quasi il doppio rispetto all'anno scorso, quindi davanti stanno viaggiando veramente forte. La Cremonese rispetto a un anno fa invece sta viaggiando un po' più lentamente, matematicamente parlando sarà impossibile guagliare lo stesso passo, ci sono 9 punti a disposizione, è chiaro che bisogna farne il più possibile, ma qualora la Cremonese dovesse anche raccogliere 9 punti non riuscirà a mantenere la stessa media dell'anno scorso, quando l'anno scorso avrebbe dovuto vestire i panni della matricola con una salvezza tranquilla, mettere una matricola che faceva sognare. Poi sappiamo tutti bene come è andata nei primi mesi del 2018, quest'anno che doveva essere un'andata un po' più, diciamo, sfavillante, scintillante, invece è stata ridimensionata col passare del tempo, per cui ci si augura innanzitutto, cominciare dal Carpi, che torni la vittoria per la Cremonese. Passiamo invece alla Serie D, dove ci sarà l'ultimo impegno dell'anno domenica, sia per la Pergoletese, che gioca in casa, sia per il Crema. Esatto, per i dilettanti la Serie D è l'ultimo campionato a chiudere i battenti, tutte le altre categorie inferiori hanno smesso domenica scorsa con l'ultima partita. Il Pergo arriva dalla sconfitta in casa del Modena, una sconfitta che non ha ridimensionato assolutamente quelle che sono le ambizioni del club gialloblu, ma anzi ha lasciato a Contini qualche certezza. Comunque la sensazione è che questa squadra possa davvero fare bene. Il mercato non ha portato stravolgimenti, questo significa che la rosa, c'è massima fiducia della società nei confronti della rosa, che può far solo far bene. C'è stato qualche piccolo ritocco, ma sicuramente non uno stravolgimento a livello di ruoli. Contini in settimana ha provato un modulo tattico diverso, cioè per la prima volta ha abbandonato il tridente per affidarsi a un 4-4-2. Non è ancora chiaro se sarà il modulo da schierare domenica contro Sasso Marconi, ma è comunque già un tentativo di provare a fare qualcosa in più e far rendere ancora di più questa squadra, che ha tutte le carte in tavola per poter giocarsi con Modena e Reggio, che ha vinto
il recupero contro Zola per giocarsi appunto le prime posizioni della classifica. Ricordiamo che in Serie D conta solo esclusivamente il primo posto, i playoff sono una coda di campionato che in fin dei conti stabilisce solo una griglia e non dà alcun diritto sportivo, alcun titolo sportivo. Per quanto riguarda invece il Crema, appunto c'è nato adesso allo Zola che ha perso il recupero contro Reggio, Crema che arriva dalla seconda vittoria targata Stankevicius, quindi un Crema rinfrancato dagli ultimi punti raccolti, in classifica i nerobianchi sono messi decisamente meglio, è chiaro che l'augurio e l'obiettivo della squadra sarà quello di chiudere nel miglior dei modi 2018, quindi infilando una seconda vittoria consecutiva. Grazie Ivan, chiudiamo quindi il capitolo dedicato al calcio e se mercoledì ci sarà Brescia-Cremonese, le due città si affrontano invece domani sera nel basket con la Vanoli, Fabrizio Barbieri, che ospita proprio la formazione bresciana che arriva da una settimana un po', diciamo così, infuocata. Complicate, insomma, complicate. Sicuramente non vedere Vitale e Cremona sarà un peccato un po' per i tifosi, un po' per tutti gli appassionati, un po' anche per il valore della partita. Brescia non sta vivendo un grande momento, in questo momento sono in silenzio stampa, in ritiro e chiaramente puntano tantissimo sul derby per poter rientrare anche in zona playoff, perché comunque il campionato è molto molto corto e mancano 5 giornate alla fine e quindi tutto può ancora succedere per la qualificazione a Coppa Italia, naturalmente le prime 8 andranno in Coppa Italia. Cremona sta bene, direi quasi che potrebbe essere non troppo vantaggioso giocare in casa, visto che in trasferta la squadra si esprime meglio che al Palarade fino a questo momento e ha vinto anche di più, ha perso solo a Milano, sappiamo benissimo come ha perso quella partita, tutte le altre le ha vinte dando l'impressione di avere una grande personalità. La partita di sabato chiaramente sarà importante dal punto di vista morale e importante anche dal punto di vista della classifica, perché per la Coppa Italia a questo punto davvero manca da pochissimo alla Vanoli per essere qualificata, 1-2 vittorie potrebbero essere sufficienti e soprattutto ci sarà l'occasione per poter fare una doppia festa. Una partita importante anche perché ci sarà il lancio dei peluche, come capita tutti gli anni, che poi verranno raccolti e dati ai bambini dell'ospedale. Insomma, ci sarà anche occasione per poter fare un piccolo gesto per i bambini che in questo momento non vivono un momento particolarmente fortunato. Chiaramente la partita importante di sabato, poi ancora più importante, sarà quella del 26 a Brindisi, chiaramente Santo Stefano a Brindisi, è una partita altrettanto importante, molto ravvicinata, chissà che non possa essere l'occasione di vedere per la prima volta in campo anche Stojanovic, che potrebbe essere convocato, in attesa che la società magari chiarisca o dia un segnale se vuole passare al 6+6 o restare al 5+5 con il turnover. Ecco, l'unica piccola nota: in settimana c'è stato un piccolo problema per Crawford, 3 punti al sopracciglio, quindi insomma il giocatore ci sarà sicuramente convocato, però ha un piccolissimo problema che vedremo come affronterà. Ecco, ricordo che domani sera, come ogni occasione delle partite casalinghe della Vanoli, al palazzetto troverete Vola Bianco-Blu, l'unico magazine ufficiale della società Bianco-Blu realizzato in collaborazione con il giornale La Provincia. Lasciando il basket di Serie A, Fabrizio, domenica torna in campo il basket in Crema invece per quanto riguarda il basket di A femminile e in una partita contro l'Albino, quindi un quasi derby. Sì, un quasi derby, peccato per la sconfitta della scorsa settimana a Vicenza, che non ha cambiato di molto la situazione di classifica, adesso in Crema seconda, però comunque sono 2 punti di distanza dalla prima posizione, è una squadra, almeno una squadra ostica da sempre, però non credo che per la formazione di Sguazza ci saranno troppi problemi. Serie A, come dicevi, con femminile, ma anche Serie B, questa settimana si torna in campo e chiaramente partiamo dalla Juve perché è quella che ha cambiato orario e giornata, visto che la Vanoli ha anticipato la partita di Serie A, giocheranno domenica alle 18. In casa una partita con Padova, in questo momento la Juve ha perso solamente una partita in casa, quindi potrebbe essere l'ennesima occasione per dare una piccola spallata alla classifica, soprattutto per allontanarsi dalle zone pericolose che sono il primo obiettivo di questa stagione, sempre la salvezza. Crema giocherà a Faenza, quindi anche questa un'occasione davvero molto 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 importante per ritornare
alla vittoria e centrare la prima vittoria con coach Garelli in panchina, soprattutto per cercare davvero di uscire da un pantano che in questo momento sta diventando piuttosto preoccupante. Orzinuovi giocherà in casa, giocherà contro Urania, che abbiamo già visto due settimane fa vincere qua a Cremona, l'unica squadra che ha vinto contro la Juve, una squadra tosta, ben organizzata, con tanti giocatori di esperienza e tanti ex, soprattutto Scanzi e tanti altri che potrebbero dare fastidio. Per, insomma, Orzinuovi è una squadra costruita per fare bene, a parte aver inciampato nell'ultima partita con l'ultima in classifica, è una squadra che è destinata a arrivare sicuramente ai play-off. Grazie anche a Fabrizio. Passiamo invece a Felice Stavoli e alla pallavolo di Serie A, alla Pumi Casalmaggiore. Anche lei si attende appunto questo doppio impegno, perché la Pumi giocherà domenica alle ore 17 e poi mercoledì invece, tra l'altro, in diretta su Rai Sport. Sì, un doppio impegno abbastanza particolare, nel senso che domenica trasferta contro il Club Italia, una partita di per sé, lo dice anche la classifica, di per sé decisamente semplice e sicuramente molto alla portata della squadra di Casalmaggiore. Poi ne arrivano due addirittura molto più complicate. La prima, giorno di mercoledì 26 alle 18.30, appunto al Palaradi, arriva Busto Arsizio. Busto Arsizio che in questo momento è secondo in classifica. Sabato sera addirittura trasferta a Novara, prima in classifica, quindi la partita di domenica contro il Club Italia fa un po' da prologo a una settimana molto complicata, molto impegnativa, che metterà ancora alla prova la squadra di Casalmaggiore, che peraltro naviga comunque in buona posizione di classifica, sufficiente per rientrare nel novero delle squadre che parteciperanno alla Coppa Italia, e questo può essere già un primo traguardo significativo. Però ripeto, poi ci sono due test molto importanti, sia quello con Busto sia quello di Novara, che sarà molto interessante seguire. Ecco, ferma invece la B1 femminile con Ostiano e Ofanenko, ma come sono arrivate alla pausa? Ostiano, diciamo, si è rimessa in careggiato dopo una sconfitta peraltro in attesa, e quindi si può dire che il bilancio del girone di andata per Ostiano sia più che lusinghiero, decisamente al di sopra delle aspettative addirittura. Ofanenko si sta riprendendo dopo il cambio in panchina. Il tecnico Barbieri ha già messo un po' in chiaro le cose, si vede già la sua mano, però è chiaro che il bilancio in questo caso non può essere soddisfacente, perché da Ofanenko ci si attendeva molto di più. Sarà difficile arrivare nei primissimi posti della classifica a questo punto, ma sicuramente la squadra di Ofanenko lascerà l'attuale posizione non certo lusinghiera. Felice, passiamo all'hockey con la Pieve 010, che domani sera incontra la squadra più forte del girone. Esatto, la incontra dopo aver vinto in settimana il turno di recupero contro Forte dei Marmi, parliamo del campionato di Serie A2 naturalmente, una vittoria quella contro Forte dei Marmi che ha dato morale e carica alla squadra, che va a affrontare domani sera appunto una sfida quasi proibitiva, ma che sarà spettacolare e sicuramente interessante da seguire. Vorrei ricordare che martedì sera, proprio durante la serata degli Oscar dello sport, il Palatron ha premiato anche la squadra di Pieve attraverso il presidente Denny e il vicepresidente Trevisi. È stato anche un bel momento in cui, così davanti a tutti gli sportivi cremonesi, si è parlato di questa realtà che rappresenta sì una nicchia, ma che offre sempre qualcosa di particolare e a suo modo anche molto, molto interessante da seguire. Chi ha la possibilità di recarsi a San Daniele domani sera a vedere la partita sicuramente si gode un bello spettacolo. Grazie anche a Felice. Io dunque siamo già a conclusione di questa puntata, voglio ringraziare appunto i giornalisti della redazione sportiva del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, Felice Stavoli, Fabrizio Barbieri, Ivan Ghigi. L'appuntamento è per venerdì prossimo, 28 dicembre, perché ci ritroveremo per gli ultimi incontri dell'anno. Da parte mia, Daniele Duca, e da parte dei miei colleghi, un grande augurio di buon Natale e ottime festività per tutti voi.